Ciao e bentornati sul canale. Oggi puntata speciale perché vediamo un sacco di roba interessante, tutta legata all'App Companion, cioè la possibilità di ricevere notifiche testuali, di ricevere notifiche in voce con Google e di avviare applicazioni attraverso l'App Companion in modo automatico. Il nostro meraviglioso sistema di domotica di Home Assistant ti consente anche questo. E il sistema funziona sia su Android che per i possessori, fortunati possessori di iPhone, sui sistemi iOS. Io non ho iPhone, quindi non ho potuto provare esattamente il funzionamento, ma è molto similare. Differisce un pochino perché, come sapete, casa Apple fa per conto suo, quindi qualche difficoltà in più c'è sempre, però fondamentalmente dovrebbe funzionare. Basta seguire poi un pochino quelle che sono le istruzioni, le guide che si trovano all'indirizzo di Home Assistant companion.homeassistant.io, ma vi lascio comunque il link così non faticate nel trovarlo, dove c'è tutta la documentazione relativa alle funzionalità della nostra meravigliosa applicazione. Io vi do semplicemente degli spunti che vi serviranno per farvi venire, come dire, l'acquolina in bocca e migliorare quello che magari oggi è solo un copia e incolla, ma del resto copiando e incollando l'importante è cercare di migliorare, elaborare, rendere proprie le cose, ma si impara sempre copiando da qualche parte, insomma. La prima che andremo a vedere è la notifica semplice, quella diciamo che swappando sul telefonino vediamo la notifica, un po' come quelle che abbiamo visto per Telegram, ma questa proviene da proprio l'App Companion. Allora, l'ambiente per andare a impostare il tutto è ovviamente impostazioni e poi dove c'è automazioni e scene, che comprende automazioni, scene, script e progetti. A noi interessa più che altro gli script al momento. Intanto, automazioni e script sono poi fondamentalmente la stessa cosa, sono è del codice YAML eseguito da Home Assistant che esegue delle azioni. La differenza è che le automazioni partono e vengono eseguite quando si verifica un trigger da parte di qualche entità dispositivo. Gli script sono sempre una sequenza di codici che vengono eseguiti quando decidiamo di farglieli eseguire o quando un'automazione va a richiamare uno script, ok? Quindi le automazioni avvengono in automatico, gli script avvengono se noi gli diciamo di chiamare quello script. Allora, creiamo subito un nuovo script. Quindi script, aggiungiamo uno script e intanto dobbiamo dargli un nome. Possiamo chiamarlo, in questo caso, dato che parliamo di notifiche di testo, invio notifica di testo. Icona non andiamo a cambiare, ma ovviamente qua sarebbe possibile poi eventualmente scegliere delle icone diverse. L'identità viene creato in automatico in base al nome che abbiamo dato allo script. Possiamo modificarlo, ma non è il caso. Qui sotto la parte di modalità, che cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi chiamiamo lo script verrà eseguito quella volta in cui noi lo chiamiamo. Apro solo una parentesi che non serve adesso, ma potrebbe servirvi poi per capire in futuro e anche per capire un po' meglio come funzionano le cose. Modalità singolo, quindi viene eseguita quando lo chiamiamo questo script, ma possiamo anche scegliere che questo script possa essere richiamato più volte in sequenza. In quel caso gli diciamo per esempio che può andare in coda, quindi io posso chiamarlo 3 volte di fila e lo script 2 va in coda all'1, quando finisce l'1 quindi parte il 2, io magari l'ho lanciato 3 volte quindi parte anche la terza ripetizione dello script, eccetera eccetera, e possiamo dirgli di eseguire questo script in coda fino a un numero indicato in questo campo. Oppure possiamo dirgli riavvia, cioè se lui sta eseguendo quello script ma nel frattempo gli arriva di nuovo una chiamata di script, cosa deve fare lui? Niente, se diciamo riavvia, praticamente lo fa ripartire da capo, piuttosto che eseguirlo in parallelo, cioè avvia in modo parallelo lo stesso script. Capisco che adesso magari non è intuitivo capire il perché e quando potrebbe servire, ma vi posso assicurare che in certi casi può avere un senso. Ma in questo caso noi lo lasciamo singolo, ok? E sarà per la maggior parte dei casi. Andiamo sull'azione. L'azione dobbiamo fare il chiama servizio. Call service. Qui dobbiamo scrivere qual è il servizio che ci interessa. Stiamo parlando di notifiche e quindi scriviamo notify.
Scrivendo Notify viene fuori l'elenco legato alle notifiche. Per esempio, Notify Mobile è proprio quello che ci interessa. Noi qua potremmo anche scrivere notify.mobile, così ci dà soltanto le possibilità più limitate. Infatti mi dice posso mandare notifiche a un telefonino, in caso uno si chiama PLK, l'altro si chiama WOS, comunque sono i miei due smartphone di prova. Scelgo questo qua. Ok, quindi ho selezionato in pratica qual è il dispositivo destinatario della notifica. E qui nel campo Message indichiamo il testo che noi vogliamo inviare. Per esempio scriviamo testo di prova notifica e possiamo dargli un bel salva. Ok, poi lo riapro così. Questi box si espandono e si chiudono da qua. Così come potremmo anche duplicarlo, riordinarlo, eccetera. Comunque non voglio mettere troppa carne al fuoco. Da qui possiamo dirgli esegui lo script. Andiamo qua. Tanto quello che accade adesso lo vedremo sul telefonino. Quindi esegui script. A me arrivano le notifiche col fischietto. E vedete che sullo smartphone comparso sia il pallino sull'icona di Home Assistant, ma non è lì che ci interessa, ok? Solo che lui ci avverte che c'è una certa notifica. Se noi facciamo il classico swipe verso il basso per vedere le notifiche, ecco che vediamo che ce n'è una proprio di Home Assistant con scritto testo di prova notifica. Quali altre cose io posso ancora modificare qua? Beh, intanto posso per esempio mettere un titolo alle notifiche. Supponiamo che io, come dire, ne ho tante di notifiche e voglio un po' dare anche una certa classificazione a queste, e quindi questa la chiamerò notifica generale, via. Salvo, rieseguo lo script e questa volta se io vado ad aprire le notifiche vedete che c'è che l'ultima notifica è arrivata anche con questo titolo, notifica generale, testo di prova notifica. Altra cosa che possiamo fare è, per esempio, usare un pizzico di HTML nel messaggio. Per esempio, adesso non so se conoscete l'HTML, ma chi lo conosce sa che se io inserisco parentesi angolare B, chiudo la parentesi, e poi dopo quella parola, per esempio, la parola prova, metto parentesi angolare slash b, chiudo la parentesi, vuol dire che io voglio che quella parola venga in grassetto. Boh, può servire o no, ma è per farvi vedere che cosa si può fare. Salva script, esegui, ed eccolo là che la parola prova è in grassetto. Ha ancora un'altra possibilità che possiamo aggiungere è quella del colore dell'iconcina. Per esempio, se io volessi che l'iconcina che mi avvisa, l'iconcina legata alla notifica sia di colore diverso, devo specificare qui nei data, quindi vado a flaggare data, e qui dentro andrò a scrivere per esempio color, due punti, spazio, e tra virgolette mettere il codice esadecimale del colore che mi interessa, quindi metterò cancelletto FF0000, che non ricordo più, dovrebbe essere il rosso. Salva script, esegui, ed ecco che la notifica è arrivata con l'iconcina rossa, quasi per distinguere magari una notifica più importante rispetto a una meno importante. Se volessimo mettere un colore diverso, io qua avevo trovato su internet banalmente cercando colori e esadecimale, ci sono tanti siti dove potete trovare questa informazione, basta scegliere quel colore, copiare questo codicillo esadecimale e andarlo a mettere dentro il campo qua, tra virgolette, sempre preceduto dal pound, il colore cambia. E questo è quanto per le notifiche di testo. Vediamo adesso la parte più ghiotta, che è quella relativa al messaggio vocale. Il messaggio vocale. Allora, facciamo di nuovo aggiungi script. Questa volta il nome sarà invio messaggio vocale. Chiamiamolo pure di allarme, tanto facciamo aggiungi azione. Chiama al servizio. Anche qua siamo sempre dentro l'ambito delle notifiche, quindi scriviamo notify.mobile
scelgo sempre il mio telefono. Nel campo message questa volta scriverò invece TTS maiuscolo e andremo a sfruttare invece il campo data. Quindi clicchiamo su data qui e nello spazio dove possiamo scrivere dobbiamo scrivere esattamente questo: TTL due punti spazio 0, riga sotto priority due punti spazio AIG. Poi sul significato, le varianti eccetera non approfondisco perché sennò non finiamo più, però giusto per darvi un copia e incolla e poter giocare subito con il giochino. Riga sotto media underscore stream due punti spazio alarm underscore stream. Faccio una piccola nota: quando noi scegliamo di mandare un vocale, cioè far parlare Google attraverso Home Assistant, lui va ad utilizzare, almeno nel mio caso, quella parte non l'ho ancora provata, comunque va ad utilizzare il canale del livello di suoneria della sveglia, ok? Ma leggendo nella documentazione ho visto che si possono comunque creare dei canali dedicati. Comunque io userò questo perché mi viene comodo questo, Alarm Stream, e sotto scriviamo TTS text underscore text due punti spazio, qui mettiamo il messaggio che vogliamo che venga pronunciato. Attenzione, ti stanno aprendo il box. Vediamo subito se funziona. Facciamo salva script. Attenzione, ti stanno aprendo il box. Si sentiva basso, perché? Perché il volume della suoneria è basso, della sveglia. E in effetti il mio volume non era un granché, vedete? Posso anche abbassarlo di più e non sentirei proprio nulla. Ecco, ma cosa succede se il mio allarme invece voglio che si senta forte? Perché magari per qualche motivo ho la sveglia bassa, oppure ho messo il non disturbare sul telefono e il mio messaggio di allarme io voglio che mi arrivi, però, perché se mi stanno ciulando la macchina, devo saperlo, ok? Voglio essere avvertito immediatamente. Allora, in questo caso, invece che scrivere soltanto alarm stream, mettiamo alarm stream underscore max. Cosa fa questa cosa? Andrà ad alzare automaticamente il livello della sveglia al volume massimo, pronuncerà il messaggio e poi torna allo stato in cui noi l'avevamo lasciato. E vediamo subito se è vero. Salva script. Esegui. Attenzione, ti stanno aprendo il box. Vediamo se si vede anche dal volume. Se io faccio così e faccio così, tac tac. Attenzione, ti stanno aprendo il box. Comunque si è visto, cioè mi alza il volume di quel canale audio relativo alla sveglia e poi lo riporta giù. Quindi abbiamo, come dire, anche risolto il problema di essere avvertiti in caso di effettivo allarme. È logico che non lo userò per ricevere una notifica, che ne so, la lavatrice ha finito di lavare, perché se sono in ufficio e ti arriva un avviso del genere è facile che vi cazzino. E questo è quello che si può fare con la voce, che è tanta roba, secondo me è veramente tanta roba. Ci sarà probabilmente una variante da fare per i possessori dell'iPhone, però non ho avuto modo di provarlo, quindi mi spiace, iPhoniani. Gli androidiani vanno più forte. Dovete andarvi a vedere quali sono le differenze, perché non ho proprio fisicamente potuto provarlo. Adesso vediamo un'altra cosa, però non chiudete, non cambiate canale, perché c'è anche un'altra cosa bellissima da vedere, che è questa. Cioè, vediamo come posso addirittura fargli aprire delle applicazioni sullo smartphone in automatico. Quindi il mio Home Assistant decide che sul mio telefono deve aprire un'applicazione. Però io già penso a sempre i discorsi legati agli allarmi, quindi mi si apre il box, scatta l'antifurto, mi arriva l'avviso e magari in automatico io voglio che mi si apra Reolink per vedere immediatamente le telecamere, dove vedo il flusso in modo decente. Proviamo. E per provare facciamo aggiungi script, diamo un nome a questo script, avvio
Anzi, no, facciamo un'altra cosa. Torniamo allo script di prima, scusatemi. Andiamo avanti con quel messaggio vocale di allarme, perché nessuno vieta di fare dopo questa azione un'altra azione. Cioè, non è detto che io devo per forza fare un altro script, ok? Se sono due cose che possono essere eseguite in sequenza, le aggiungo qua. Quindi aggiungi azione, sempre chiama servizio. Sempre, siamo sempre sulle notifiche, notify.mobile, scelgo sempre il mio dispositivo, ma questa volta che cosa faccio? Questa volta dove c'ho message, gli dovevo scrivere una cosa particolare, cioè che io voglio lanciare un'applicazione, quindi scrivo command underscore launch underscore app e nel campo data scriverò package underscore name, due punti, spazio. E cosa devo scrivere qua? Beh, qua noi dobbiamo scrivere qual è il nome del pacchetto dell'applicazione che abbiamo sullo smartphone. Allora, quindi dobbiamo aprire una piccola parentesi fatta una volta, poi non dovremo più aprirla. Nel nostro smartphone ci sono tutta una serie di applicazioni che risiedono in un certo punto specifico del telefono. Allora, devo andare a vedere come si chiama esattamente l'applicazione. Come faccio per saperlo? Beh, io utilizzo semplicemente il file manager, che ha questa faccia qui. Il file manager lo scaricate, è gratuito ed è fantastico perché non c'è pubblicità e funziona alla grande. Col file manager vado appunto nella memoria principale e di solito sotto la cartella, nel caso degli androidiani, Android, trovo data, qui sotto, guarda che posso anche provare a fare la ricerca come avevo già fatto prima, reolink com.mcu.reolink, vedete quella scritta com.mcu.reolink, quindi com.mcu.reolink, salva lo script, vediamo se abbiamo fortuna, se siamo fortunelli, qua torniamo alla pagina principale. Facciamo un esegui di questo. Ah, ecco una cosa. Potrebbe Android, la prima volta che voi lanciate questa applicazione, adesso a me non lo fa perché l'ho già fatto, comunque, potrebbe chiedervi l'autorizzazione a far sì che l'applicazione, la Companion, possa, come dire, aprire applicazioni in autonomia sopra le vostre applicazioni, quindi per dargli l'autonomia di essere eseguita. È normale, quindi voi dategli questa autorizzazione se e quando ve la dovesse chiedere, ok? Riusciamo di qua. Attenzione, ti stanno aprendo il box. E mi apre l'applicazione, quindi ha eseguito sia il vocale che l'apertura dell'applicazione. Questa è una grande cosa, è una grandissima cosa, bellissimo. Ma a questo punto dobbiamo collegare insieme le cose, in sostanza, cioè dobbiamo, vogliamo che quando il nostro sensore si apre, esegua tutte le automazioni che abbiamo visto nelle puntate precedenti. Vogliamo che quando si apra questo sensore faccia tutte quelle belle cose e in più mi mandi questo messaggio vocale sul telefono e mi apra anche Reolink con le mie telecamere. Quindi torniamo sulle nostre automazioni, prendiamo l'automazione box accensione lampada che avevamo fatto e andiamo a collegare al nostro script, cioè lui eseguiva tutte queste belle funzioncine qui. E noi qua vogliamo aggiungere quindi il collegamento allo script. Quindi facciamo aggiungi, chiama servizio, qui scriviamo script e tra le varie possibilità lui mi fa vedere gli script che noi abbiamo già fatto e proprio qua c'è script invio messaggio vocale, quindi lo selezioniamo e diamo salva. Quindi in questo modo verrà eseguito in sequenza. Vediamo se tutto ciò è vero. Quindi non facciamo nessun esegui, andiamo semplicemente qua nella nostra Lovelace, quindi il sistema è già funzionante. Noi semplicemente prendiamo il nostro bello switchotto qua, lo apriamo e vediamo che succede. Bob, attenzione, si è aperto il ti stanno box. Aprendo il box. E vediamo se succede anche se io metto il non disturbare, anche in caso in cui io sia nella mia riunione, farò magari una brutta figura, ma chi se ne frega. Ripetiamo l'operazione. Tac.
Attenzione, ti stanno aprendo il box. Ecco qua, e quindi anche con il non disturbare mi ha avvisato e mi ha aperto sul telefono automaticamente l'applicazione Reolink. E questo è tutto. Io vi ringrazio per la visione. Se vi è stato utile, almeno per stimolarvi l'interesse, condividete con gli amici. Casomai riusciamo a fare anche qualche follower in più. Ciao, divertiamoci con Home Assistant. Divertiamoci, non riesco mai a dirlo. Divertiamoci con Home Assistant. Home Assistant. Porca puttana.